Ciao a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Oggi, diciamo, volevo far uscire questo contenuto in merito alla cessione di Onana, che ormai è stata definita un paio di giorni fa, però oggi ci sarà l'ufficialità al 100%, quindi diventerà un giocatore dello United, 50 milioni più bonus all'Inter, contratto di 5 anni a lui con l'opzione per il sesto, come al solito in Inghilterra. C'è l'opzione, quando scade il contratto, di rinnovarlo per un altro anno da parte della società, quindi un contratto lungo. Sarà il portiere dello United per tante stagioni, a meno che appunto non floppa in una maniera incredibile, ma Onana ha tante qualità e non credo che sia un portiere che floppa, ecco. E niente, quindi dispiace tanto, perché l'anno scorso è stato un leader in campo. Nonostante ci fosse da un anno solo, sembrava, nonostante avesse 25 anni, perché alla fine, ragazzi, ricordiamoci, è un portiere giovanissimo. E comunque ha fatto il suo, ha fatto sicuramente il suo e anche di più per me, personalmente, perché ha dato un'impronta alla difesa quando non sembrava ci fosse più speranza, perché comunque ricordiamo inizio anno, quando c'era Handanovic, avevamo preso una valanga di gol, soprattutto nei big match. E anche nelle partite comunque meno importanti non c'era quella sicurezza in difesa. Lui invece ci ha dato una mano a ritrovarla, e questo sicuramente è stato un apporto importante alla nostra stagione, ma non solo, perché poi alla fine appunto è stato il portiere con più clean sheet nella Champions League, quindi sicuramente secondo me era stato il miglior portiere di questa Champions, tante parate importanti, Porto, Benfica, Milan e anche col City, se vogliamo mettere, quindi alla fine partite, parate importanti per la qualificazione, e appunto non so perché alla fine hanno dato Ederson, anche se non aveva fatto secondo me tutti i miracoli che ha fatto Onana, però vabbè, hanno deciso così. E quindi dispiace, perché appunto sappiamo tutti che è una scelta in base al mercato, nel senso che l'Inter purtroppo per poter fare mercato deve dare via qualcuno per fare cassa, diciamo, si deve autofinanziare. Ovviamente per Brozo, la vendita di Brozo ci è arrivata Frattesi, con la vendita di Onana arriverà l'attaccante e sicuramente gli altri due portieri, ecco. Appunto un po' una cessione alla Hakimi, perché nemmeno Hakimi voleva andare via, stava molto bene a Milano, e anche Onana suppongo sia lo stesso. Lui penso che abbia detto: ragazzi, io se volete che rimango, rimango, tanto un contratto di 4 anni, ce ne ho altri 3, se volete che rimanga, rimango, se no, se mi volete cedere allo United va bene uguale, tanto non è un problema, però io rimango volentieri. Stesso discorso che ha fatto Hakimi, però appunto serviva fare cassa, ed era diciamo il più sacrificabile, perché alla fine c'è come sostituto, secondo me, Sommer e Trubin, che dovrebbero essere i portieri dell'Inter, perché l'intesa era vicina con entrambi i giocatori. Trubin ha dato molti segnali sui social, infatti secondo me è molto più vicino Trubin rispetto a Sommer, però appunto prima per Sommer cerchiamo di chiudere appunto, secondo me, prima lui, appunto per avere prima il portiere di esperienza sostanzialmente, che è quello che partirà, credo, titolare in questa stagione, per poi il portiere giovane da affiancare al portiere d'esperienza, che sarà quello che subentrerà nel caso in cui dovesse floppare quello d'esperienza, o che, se estremamente talentuoso, gli ruberà il posto. Comunque appunto Sommer ha dato segnali positivi, nel senso l'Inter al limite pagherà la sua clausola di rescissione di 6 milioni, a 35 anni mi pare, non so, non ero, quindi un paio d'anni ce l'ha ancora. È stato un portiere molto importante per la Svizzera e non solo, anche per il Mönchengladbach, che l'anno scorso per il Bayern Monaco alla fine ha vinto uno scudetto. Diciamo, il segnale è stato che ieri nell'amichevole che hanno fatto, che hanno vinto 27-0, nemmeno è stato convocato per riservarlo. Solitamente quando non vengono convocati questi giocatori che fino al giorno prima si sono allenati con la squadra, c'è sicuramente un indizio di mercato, perché vogliono evitare infortuni. Ovviamente vogliono evitare infortuni, se la trattativa dovesse andare in porto, così almeno non salta. E
E niente, poi Trupin, come sappiamo, dovremmo pagare una decina di milioni perché anche lui è in scadenza con lo Shakhtar, e se lo Shakhtar non vuole perdere a zero, non lo vuole perdere a zero perché comunque ha già detto che non vuole rinnovare, deve cederlo adesso. E però merita Onana, io lo ringrazio tanto perché comunque ragazzi, io con Danovic francamente al 2019 non ne potevo più dal lato appunto puramente tecnico, perché appunto ragazzi, io ripeto, dal lato sentimentale i giocatori all'Ambrosio, Andanovic e tanti altri, anche quelli che sono andati via gli anni passati, anche Ranocchi, anche questi giocatori qua, sicuramente dal lato dell'amore che hanno per l'Inter è molto positivo. Infatti Andanovic ha usato delle parole precise, anche è stato capitano con noi per ben 4-5 anni, quindi alla fine è stato molto importante, è stato 10 anni all'Inter. E quindi è stato molto importante per la società dell'Inter, però appunto, cioè, il lato tecnico poi quando non riesci a reggere più un certo livello è giusto che viene ceduto, perché alla fine ti vogliamo bene e tutto quanto, tu vuoi bene all'Inter, ma cioè, se inizi a essere decisivo in negativo tante volte, allora è il momento di andare via. E niente, invece Onana secondo me aveva tanti anni di carriera all'Inter, purtroppo è andata così. Speriamo che i sostituti lo sostituiranno adeguatamente, perché sennò è tutto un cavolo. Però sì, io ero sicuro che quest'anno gli rubasse il posto, non pensavo avesse questo upgrade, sono sincero, perché è stato per un anno fermo, ricordiamoci per il caso doping, però non pensavo ci avesse questo upgrade, ce l'ha avuto ed è stato decisivo, perché poi da quel momento praticamente Handanovic non ha più giocato, ma ha giocato qualche partita in campionato della Coppa Italia. Mentre la Champions Onana se l'è fatta tutta, ad esempio, fino alla finale. E niente, quindi son molto scontento dal lato del giocatore perché si vedeva che ci teneva la squadra, e però capisco la scelta. Ecco, diciamo sì, capisco la scelta e ci può stare se alla fine vengono due portieri bravi come sostituti. Speriamo che sia così. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.